Salve amici e amiche, bentornati sul mio canale. Allora, il tutorial di oggi è su un bellissimo brano firmato da Cesare Cremonini, quando ancora era frontman dei Luna Pop. Parliamo di Un giorno migliore, uscito nel 1999 facente parte dell'album Squarez. Allora, tutorial, diciamo, di questo brano non è molto difficile, in quanto mantiene un giro armonico abbastanza costante durante tutto il brano, anche se cambierà di tonalità per poi tornare alla tonalità originale e ripassare più volte all'altra tonalità, ma mantenendo insomma degli accordi abbastanza semplici. Anche l'introduzione è semplice perché è formata proprio dalle famose triadi, rivolti di triadi, che poi vi spiegherò. E quindi niente, andiamolo subito a vedere. E vi avverto sempre, non fate caso, lo dico in tutti i miei tutorial, alla mia voce, non sono un cantante, non sto lì per cantare, dovrei evitare di cantare, ma è solo indicativa, chiaramente. Ok? Quindi adesso io farò l'introduzione, le prime due strofe, o la prima strofa adesso vedo, e dopo molto, ma molto lentamente, come al solito, vi vado a spiegare gli accordi che uso. Cosa mi aspetto dal domani? Il sole in faccia no, ma in fondo io ci spero ancora che tu ci sia nel mio domani. E se ti incontrerò, spero di sfiorare le tue mani. Mi fermo qua perché poi qui cambierà tonalità. Allora, com'è l'introduzione? L'introduzione è fatta solo di triadi e rivolti di triadi. All'inizio partiamo, facciamo la mano destra, partiamo con un Si maggiore, base, quindi parte dal Si, quindi 1, 2, poi il Re diesis minore, avremo il secondo rivolto del Re diesis minore, ok? Re diesis minore, primo rivolto, secondo rivolto, per la cronaca, quindi dal Si maggiore 1. 4, poi passa al Sol diesis che sarà il primo rivolto, Sol diesis minore, primo rivolto. Dopodiché Fa diesis maggiore, primo rivolto, Fa diesis maggiore, primo rivolto. Quindi qui abbiamo le triadi come ve le ho spiegate, spero di avervele spiegate bene, ma farò un altro video perché chiaramente. E quindi questo è proprio un brano che si basa proprio sulle triadi, quindi è più semplice di così. Quindi adesso non vi sto a dire primo rivolto, lo rifacciamo contando. Ah, poi passa al Mi. Scusate, mi ero fermato al primo giro, quindi passa dopo al Mi. 2, 3. Metterà il Re diesis, quindi 1, 2, 3, 4. Per passare, per introdurre il Do diesis minore. Anche questo è un rivolto, eh? 2, per ripassare al Fa diesis. Adesso lo facciamo tutto unito, eh? Sempre con la mano destra e basta. Quindi parte dal Si maggiore, facendo questo 2-1, 2-1 alternanza, eh? Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Mi maggiore 1. 4 e poi inizia la canzone vera e propria, insomma, ok? Quindi rifaccio ancora dal Si maggiore 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Mi raccomando, attivate i sottotitoli, così sotto avete sempre le sigle degli accordi che sto usando, che se no ogni volta li devo dire. Con la mano sinistra, molto semplice, partiamo con il Si che prendiamo col dito indice, perché poi prendiamo, quindi 1, 2, 3, 4, quindi Re diesis in ottava, poi il Sol diesis, vedete, non mi sposto quasi mai con la mano, quindi 1, 2, 3. 4,
diesis, 3, 4 e poi vado sul mi, 1, 2, 3, re diesis, 4, 1, 2, 3, 4, e qui inizia la battuta con la canzone, unendo le mani, vedete il si di questo, come questo parte così, il si ce l'abbiamo qua, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E inizia la battuta che poi stesso giro armonico ma cantato, scusate la voce come al solito, quindi qui inizia la canzone in battere, cioè prima in levare, cioè prima facciamo l'accordo. Cosa, ok? Cosa mi aspetto dal domani? Il sole in faccia no, ma in fondo io ci spero ancora che tu ci sia nel mio domani. E se ti incontrerò, spero di sfiorare le tue mani. È chiaro? Abbastanza semplice, no? Quindi inizia in levare, quindi inizia prima l'accordo che prende. Cosa, ok? Cosa mi aspetto dal domani? Faccio piano, eh? Di sole in faccia, no, ma in fondo io ci spero ancora. Di nuovo rinizia il giro. Che io ci, che tu ci sia, scusate, parole. Nel mio domani, fa diesis, di nuovo mi, e se ti incontrerò, spero di sfiorare le tue mani. Ok, adesso rifacciamolo a velocità normale, mettendo anche l'introduzione. Le tue mani, scusate che io le parole non è che le posso ricordare tutta a memoria. A questo punto cambia, quindi fino a qui abbastanza semplice come avete visto, a questo punto cambia tonalità, ovvero sia passa in re bemolle, che poi non è altro che la seconda del si maggiore, però nel si maggiore è chiamata do diesis, passa nella tonalità di re bemolle e avrà anche qui gli accordi che ruotano in questa tonalità. Quindi adesso faccio questa parte in re bemolle e poi ve la spiego, ma è molto semplice, eh? Soli eppure in mezzo alla gente, io e te, riscaldati dal calore di una Benson ed Ex. Se mi vuoi, domani sarà un giorno migliore, vedrai. Se mi vuoi, una pausa per poi ritornare alla tonalità di si maggiore. Allora, come avete visto, molto semplice, re bemolle, facciamo la destra, quindi sempre in levare inizia, quindi soli eppure in mezzo alla gente, io e te riscalda, vedete? Quindi re bemolle, fa minore, sono sempre triadi e rivolti, cioè più facile di così, quindi. Mentre di qua possiamo fare re bemolle e fa, oppure la quinta di ognuno dei due.
Io preferisco la quinta, però potete fare anche la, che vi aiuta poi questo lavoro a prendere il tempo, quindi soli eppure in mezzo alla gente, io e te riscaldati dal calore, vedete? Quindi solo, al momento abbiamo solo re bemolle e fa minore, dopodiché passiamo al sol bemolle, la bemolle e re bemolle. Ok, quindi abbiamo una chiara cadenza, quinta, prima, 1, 2, 3, 4, 5, trovo la cadenza perfetta, quinta. Allora, rifacciamolo questo pezzo molto ma molto piano, qui intanto... Quindi, soli eppure in mezzo alla gente, io e te, riscaldati dal calore di una Benson ed Ex. Se mi vuoi, domani sarà un giorno migliore, vedrai. Se mi vuoi, domani sarà giorno migliore, vedrai. E finisce sul re bemolle. Lo rifaccio ancora, ancora più lentamente. Soli eppure in mezzo alla gente, io e te riscaldati dal calore di una Benson ed Ex. Se mi vuoi, sul vuoi io metto la quinta anche. Vuoi, giorno migliore vedrai, se mi vuoi, domani sarà un giorno migliore vedrai. Qui c'è una leggera pausa e poi parte l'altra strofa che vado prima a fare e poi ve la spiego e la faccio fino al cambio di tonalità. Quindi rinizia con il solito giro armonico in Si maggiore. Cosa dire di noi? Forse che in fondo non importa se tu mi vuoi. Cosa mi aspetto dal domani? Beh, credo che sia giusto dirti che non voglio niente senza te. E qui poi ritorna, ritorna sul re bemolle. Ok, com'è questa seconda parte, diciamo? Ricomincia con il Si maggiore, solito giro armonico, quindi... E cosa dire di noi? Forse che in fondo non importa se tu mi vuoi. Cosa mi aspetto dal domani? Quello che cambia un po' è questo, no? Dove fa, però il giro armonico è sempre lo stesso, dal mi, beh, credo che sia giusto dirti che non voglio niente senza te, e si ferma sul Si maggiore, per poi passare al Si settima e a cambio di tonalità. Quindi è molto semplice anche questa seconda parte, la rifaccio molto piano. E cosa dire? Mi, forse che in fondo non importa se tu mi vuoi. Cosa mi aspetto dal domani? Beh, credo che sia giusto dirti che non voglio niente senza te. 2, 3. E poi c'è questa parte qua, che scusate non vedo nulla, devo spostare un attimo le parole, ve la faccio e poi dopo ve la spiego, ma è molto semplice anche qui. E
sei molto di più di quello che tu sai. Sei sole e pioggia negli inverni miei. Se mi vuoi, domani sarà un giorno migliore, vedrai. Semplicissimo, qui e sarai. E tu sei molto di più di quello che tu sai. Intonatelo in questa maniera, io sono un po' stonato, comunque. E tu sei molto di più di quello che tu sai. Ok? Da re bemolle, sempre in levare. E tu sei molto di più, fammi no, di quello, ok? E tu sei molto di più. Sei sole e pioggia negli inverni miei. E poi qui come prima. Se mi vuoi, domani sarà un la bemolle giorno migliore, vedrai. Se mi vuoi, domani sarà un giorno migliore, vedrai. Ok? Che c'è il finale, diciamo il finale, che non è proprio il finale perché poi riprende dall'inizio, cioè da cosa mi aspetto dal domani, però c'è questa parte finale che adesso la faccio, diciamo che forse è quella più difficile da intonare, e poi dopo ve la spiego. Aspetta almeno un minuto, non dirmi che non. Aspetto, e poi ripete. Ok, allora questa parte qui parte con il sol bemolle sempre in levare, quindi prima l'accordo. Aspetta almeno, facciamo di qua, avete visto che sono solo ottave. Aspetta almeno un minuto, la maggiore. Non dirmi che non mi vuoi. Vedete, devo, perché non è devo, ma è devo. Il de va prima, lo faccio molto lentamente, poi chiaramente voi avete magari anche più orecchio di me, quindi lo fate benissimo. Aspetta almeno un minuto. La bemolle, apri le tue mani, questo è più veloce, questo apri le tue mani sarà apri le tue mani e vola via, apri le tue mani e vola via, ok? Apri le tue mani e vola via, do bemolle, che poi è un si maggiore, con me. 4 lui fa un po' dei gorgheggi, ma voglio dire, non sono cantante, ripeto, ma ok, quindi questa parte qui diciamo che è un pochino più difficile azzeccare il tempo con le parole, però neanche troppo difficile. Ok, fatta questa parte poi riprende. Cosa mi aspetto dal domani, come prima, di sole faccia no, ma in fondo io ci spero ancora che tu ci sia nel mio domani. E se ti incontrerò, spero di sfiorare le tue mani, soli e
eppure in mezzo alla gente io e te, riscaldati dal calore di una Benson ed ex. Se mi vuoi, domani sarà un giorno migliore, vedrai. Se mi vuoi, domani sarà un giorno migliore, vedrai. E finisce praticamente in questa maniera. Ok, quindi un brano abbastanza, pezzo abbastanza semplice, si basa tutto su triadi, come abbiamo visto anche l'entrata. Quindi penso di avervi detto tutto. Se questa tutorial vi è servito a qualcosa, mettete un like, vi invito a mettere un like e magari iscrivervi al canale. E poi ci rivediamo al prossimo video. Trovate molti altri miei video su hashtag Faustopiano. Ok, arrivederci.